Buonasera a tutti e buonasera a te Ivan. E oggi giornata speciale. Lorenzo Fortunato ha vinto la Adriatica Ionica Race. A te. Buonasera a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento come al Giro d'Italia. È riniziato da dove avevamo lasciato un Giro d'Italia corso da protagonisti e abbiamo ricominciato ancora da protagonisti. Primo giorno con Pacioni, un'ottima volata, terzo posto, maglia dei Gran Premi della Montagna con Siviglia. Grande vittoria ieri di Fortunato, Lorenzo è stato nuovamente magnifico al Monte Grappa e oggi una grande squadra che ha protetto con grande mestiere Lorenzo fino al traguardo e abbiamo conquistato la nostra prima corsa a tappe della storia dell'Eurocometa. Tra l'altro oggi è una giornata ancora più bella con la vittoria di Erik Vetter nel campionato ungherese a cronometro. Due vittorie in un giorno, veramente una giornata speciale che mi riempie d'orgoglio e questo orgoglio voglio ovviamente e felicità voglio condividerla con tutti i miei collaboratori, lo staff e tutti i nostri tifosi. Beh, Ivan, chi segue dall'inizio questi podcast sa che tu hai ripetuto tante volte, quando le vittorie non arrivavano, hai ripetuto vedrete che andando avanti così le vittorie arriveranno. Ecco, adesso, stanno arrivando e sono davvero tutte bellissime. Io dall'inizio ho cercato in tutti i modi di dare un metodo, di dare insieme ai direttori sportivi un'impronta a questa squadra. Questa squadra doveva correre in un certo modo perché noi, le nostre certezze erano di fare bene, di lavorare al meglio. Abbiamo fatto tanti ritiri, abbiamo cercato di conoscerci sempre di più. E volevamo una presenza costante in corsa, volevamo sempre avere un uomo in fuga, volevamo essere coperti nel modo giusto dal gruppo e correre con metodo alla fine premia sempre. O hai il campione che è capace di fare la differenza da solo, quando non hai il campione o non hai ancora il campione, perché ci stiamo arrivando piano piano, devi correre con metodo, devi correre da squadra, devi correre aiutandosi uno con l'altro. E devo dire che i ragazzi hanno imparato questo meccanismo a memoria e corrono bene. E se posso aggiungere, avevamo una squadra esemplare al Giro d'Italia che ha fatto molto bene. E questa è stata anche una forma di aiuto nei confronti dei compagni che si stavano allenando. E avete visto che all'Adriatica Ionica, cambiando metà squadra, il sistema non è cambiato. Abbiamo continuato a correre con un nostro metodo e a vincere con Fortunato che ha dimostrato dopo un Giro d'Italia chiuso alla grande di essere capace di gestire il successo con grande maturità e di farci trovare pronto al primo appuntamento post-giro, quindi rivincere una consacrazione che lo proietta ovviamente in una dimensione molto diversa rispetto a 3 mesi fa. Quindi sono molto felice per lui, per i nostri sponsor, per i nostri tifosi, chi ci segue e anche per i nostri corridori, compagni di Lorenzo, che ovviamente hanno un esempio chiaro davanti che lavorando bene si ottengono dei risultati eccezionali. Lorenzo, proprio dopo la vittoria di oggi, ha detto nelle interviste una cosa molto bella, che mi ha fatto tornare alla mente qualcosa che avevi detto tu a gennaio, quando parlavi di stipendio emozionale, cioè di quel qualcosa in più che ci deve essere per chi corre in questa squadra. Ecco, lui ha detto, questa, la Eurocometa, non è una squadra, è una famiglia. Secondo me è veramente importante questa frase proprio per quel discorso di squadra particolare che voi, tu e i tuoi collaboratori avete voluto impostare fin da subito. Allora, detto da lui mi fa molto piacere perché è un pensiero condiviso, è un pensiero che viene condiviso appunto con Luca Spada, con Giacomo Pedranzini, con tutti gli altri sponsor della squadra, con i miei due compagni di viaggio, Franco Contador e Alberto Contador, con cui condividiamo questo progetto. Noi stiamo cercando di
di dare continuità a questo progetto, alzando l'asticella sempre di più. Questo va fatto con criterio, va fatto con metodo, va fatto insieme ai nostri sponsor. Quindi non ho nessun dubbio che continueremo a lavorare insieme con Lorenzo, con Albanese, con Gavazzi, con tutti i corridori che hanno dimostrato di valere questa squadra. Abbiamo già anche una proiezione su altri 4-5 corridori, quindi è la fase di mercato più importante dell'anno questa, ma sono assolutamente convinto che per i più diciamo curiosi che tutto questo continuerà e questa squadra avrà sicuramente il primo dovere che ha questa squadra è di mantenere i propri talenti che crea, questo è uno dei motivi per cui questa squadra è nata, quindi creare dei campioni e mantenerli e poi ovviamente scoprirne degli altri, mantenendo il vivaio, mantenendo i nostri settori giovanili, cercando di scoprire nuovi corridori. Sta andando tutto molto bene e bisogna continuare a farlo, bisogna continuare a farlo meglio degli altri. Questa è un po' la nostra filosofia e che tutti insieme portiamo avanti con forza. Bene, in chiusura da domani con la cronometro è domenica e campionati italiani, un altro appuntamento di quelli insomma importanti per noi. Il campionato italiano è per definizione la corsa che poi permette di vestire la maglia tricolore. Abbiamo una squadra in ottima forma, l'abbiamo dimostrato anche ovviamente in questi 3 giorni all'Adriatica Ionica. Sarà sempre poi la stessa tattica e stesso metodo e ancora con più forza, perché il campionato italiano è anche un po' un momento dove poi un gruppo di corridori prenderà un po' di riposo con una parte di riprese di allenamenti in altura e quindi ci saranno dei cambiamenti, entreranno anche degli stagisti, insomma c'è una fase di ricambio per poi ovviamente ripreparare l'ultima parte della stagione dove contiamo di essere nuovamente protagonisti come abbiamo fatto in questi ultimi mesi. Bene, allora a noi non resta che dare l'appuntamento, ai prossimi giorni quando avremo qualcosa da raccontare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.